partono in volo da Palermo. E per cominciare proclamiamo noi un vincitore, proprio questo Giro Aereo di Sicilia, che alla sua terza edizione si è imposto tra le massime gare aviatorie. La giuria a Catania, tappa d'andata, aspetta 50 concorrenti. L'equipaggio tedesco corre su Grifo Ambrosini, Meil su Macchi 308 Giardinetta, Clara Guerrini su Macchi 308, Mademoiselle Nicolas su Nore Crank. Equipaggio di Carina Negroni, che tra questi apparecchi pronti per la tappa di ritorno allinea un Piaggio 136 anfibio. De Bernardi e Lupi su Sai 7. Meil, campione del 50, ha vinto la prima tappa. Pascoe è arrivato al raduno senza carrello, atterrerà a Palermo con l'elica spezzata. Decollo del Triestino di Fabio su Tlin 22. Esploriamo il percorso. Veduta di Taormina. E già si profilano i monti Peloritani e le isole Eolie. Capo Cefalù, poi Cefalù. E qui bisogna aguzzare l'occhio. A Termini Imerese il controllo è una croce per i concorrenti. Monte Pellegrino, il pilone di arrivo. La nostra rotta ridisegna l'arco, il sorriso di Villa Igea, e Palermo trascorre plastico di vie e di monumenti, tra cui riconosciamo il Duomo. Il rondone, nuovo apparecchio di Guagnellini, punta su Bocca di Falco, dove troviamo il generale Via, il presidente dell'aeroclub e il prefetto. Guagnellini ha vinto. L'incidente dell'anno scorso gli ha lasciato la gamba lesa, ma nel volare è maestro.